Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra modalità carriera allenatore con il Bari. E ragazzi, oggi è episodio importante, proviamo a finire il mercato, non lo so, e poi saranno le due sfide che non sono sfide, cioè noi partiamo in campionato con Roma e Napoli, quindi non so se mi spiego. Praticamente abbiamo ancora 19 milioni per il budget trasferimento, abbiamo fatto secondo me un grandissimo mercato. Allora, io adesso voglio provare una cosa, voglio provare a prendere in prestito un faro per il centrocampo e poi vorrei prendere un difensore centrale, però non sono sicuro perché la difesa, secondo me, anche se non ha un overall altissimo, secondo me è abbastanza affidabile. Anche un esterno, volendo, potrebbe servire da attacco, però dobbiamo vedere un po'. Poi, calcolatemi, vorrei tenere un po' di soldi, anzi, abbastanza soldi, per gennaio, perché a gennaio tipo se ne va Hakimi, se non sbaglio, comunque qualche prestito se ne va e dobbiamo intervenire. Quindi dobbiamo vedere un po' come muoverci, vi dico la verità. Quindi vediamo un po'. Allora vi faccio vedere i nomi che avevo pensato praticamente, i nomi per il centrocampo, per il prestito. Questo Tom Davis mi piace, però non è interessato, ovviamente non riusciremo a prendere nessuno. Ecco, te pareva. Vediamo Lemina. No, cioè, ma nessuno posso prendere in prestito. Ok, vediamo se esce, ragazzi, uno di questi giocatori che ho selezionato in prestito. Nessuno, cioè, assurdo, veramente. Madonna, Barella, io me lo comprerei, ragazzi. Madonna, come mi attizza Barella, ragazzi. 76 di overall, 22 anni, italiano. Madonna, ragazzi, io mi sa che vado a trattare. Al diavolo i soldi per gennaio, ma mi sa che Barella me lo vado a trattare. Cataldi in prestito? No, Donza neanche. Ecco, la mia trattativa è andata a farsi fottere praticamente, perché in prestito non vuole venire nessuno. Madonna, pure Sensi non è male. Ok, in prestito non vuole venire nessuno. E ragazzi, io vado a trattare Barella. Lo so, è più forte di me, ma è un pupillo che veramente ho da un sacco di tempo. Proviamo magari con uno scambio di giocatori. Non so chi può interessare. Vediamo, centrocampista per centrocampista, magari ti do un... Vabbè, non lo prenderanno mai nella vita un Corlù, però proviamo a metterlo. Vediamo che ruolo serve principalmente, un attaccante. Ma in attacco, cioè, ti posso dare De Luca, ma non penso ti interessi, sinceramente. Vediamo, non ci interessa, ok, offri altro giocatore. Proviamo Rajcevic, non si sa mai che al Cagliari gli interessa. No, non ci interessa, ok. Allora facciamo un'offerta per il cartellino. Ragazzi, io provo a strapparlo, ma sarà difficilissimo. Tipo per 8 milioni, ma questi mi ridono in faccia e mi chiudono la trattativa. Volete vedere? No. Che ne dice di 15 e 13? Vale 12. Per piacere, fai una nuova offerta. Già mi sto svenando. Facciamo 10 milioni secchi, dai. Facciamo 10 milioni secchi e non ci pensiamo più. Dai, ti prego Cagliari, ti prego. Non siamo disposti ad abbassare ulteriormente. Mannaggia, dai, io provo comunque ad abbassare ancora, ragazzi. 11 milioni e 3, avanza offerta, ti prego. 11 milioni e 3. Ok, ci devono riflettere. Non lo so, sinceramente, fino a che punto è in stallo. Vabbè, però penso che non arriverà mai. Zaccaria c'ha una clausola di 16 milioni, che non è male, però non ce lo possiamo permettere, direi. Anche Sensi, no, troppi soldi. Vabbè ragazzi, per questo mercato direi di avanzare, perché comunque teniamo anche le partite da giocare. È arrivata un'offerta inaccettabile, l'offerta per Nicolò Barella. Oh, però 13 milioni e mezzo, sono scesi. Ma accetta ragazzi, non lo so, trattiamo ancora. No, è più forte di me ragazzi, lo devo prendere a meno. Lui come valore c'ha diciamo 12 milioni e io lo voglio pagare 11 e mezzo, 11 e 6. Veramente voglio andare al risparmio ragazzi, perché cioè è un grandissimo giocatore, però controfferta, sono scesi ancora. Dai, allora facciamo 11 e 8. Madonna ragazzi, sto limando i centesimi proprio. Vediamo. Ok, accettiamo questo. Madonna, se arriva Barella, al diavolo gennaio, ve l'ho detto ragazzi, però cioè prendere Gil, Oscar, Selke, che Conti, Andersen e poi nel caso Barella sarebbe quasi un sogno, veramente. Perché veramente giocatori di assoluta qualità e quest'anno servono assolutamente. Allora io direi no, cruciale. Cioè io ti metto titolare a vita, un 76
di 22 anni. Allora, 5 anni ho letto, sì, assolutamente. Mi piace quando mi chiedono 5 anni, vuol dire che vuole rimanere con me. Nessuna clausola, lo stipendio va benissimo. Pensavo chiedesse di più, dico la verità. E quindi Barella è un nuovo giocatore del nostro Bari. Grandissimo Barella, andiamocelo a vedere nella rosa attiva. Cioè, lo metto subito in titolare per ora nel 4-3-3, ma sapete che posso variare i moduli. Eccolo qua, Barella, mamma mia, chi tolgo adesso? Ma Barella, donna, raga, abbiamo creato uno squadrone, secondo me. Veramente una bellissima squadra quest'anno, veramente ci divertiamo, a mio avviso. Allora, è arrivata un'offerta per Bani, 3 milioni e 8 dal Copenaghen. No, raga, io la rifiuto. Cioè, anche il capitano non mi va, sinceramente. Poi, trovati i giocatori possibili in Spagna. Ok, cerca. No, è in Italia, sì. Il Portogallo. No, siamo già andati. Ok, in Turchia, dai, cerca qui. Partita spostata, perfetto. Che poi ci serve un altro giocatore della primavera per l'obiettivo. Dobbiamo anche muoverci. Oddio, ci sono rimasti solo 2 milioni, ragazzi. 2 milioni. Che poi. Vabbè, però ci possono essere vendite, ci mancherebbe altro. Che poi 2 milioni messi almeno così come budget stipendi sono niente. Quindi potremmo andare solo di prestiti, però il nostro colpo Barella ce lo siamo portati a casa, quindi cioè siamo comunque soddisfatti, però dai, ci sta, ci sta. 5 email, attenzione, vediamole un po', queste 5 email. Su Quintero è arrivato il resoconto, ma costerà un botto. Vabbè, non scherziamo. Gould, vediamo Gould quanto costa. Potevo prendere lui come COC, no, ho preferito. Salvatore De Lia ha venduto 475.000, conferenza stampa. Togliamole per il momento. Allora, vediamo Quintero. Allora, ok. Facciamo gioca partita, ragazzi. Questa partita ce la dobbiamo assolutamente giocare. Maglia bianca per noi, nera per la Roma. Ragazzi, iniziamo col 4-3-3, poi ce li variamo i moduli. Questa è la formazione titolare al momento, però in panchina abbiamo buoni giocatori, secondo me anche Krešić dobbiamo portarci assolutamente. Dai, abbiamo anche buoni ricambi, calcolate, Rajčević ci può stare, Krešić, anche Capradossi, Piu, Zanellato e Andersen, tutti sul 70, cosa che l'anno scorso ci sognavamo. Abbiamo anche Oscar da mettere che possiamo sfruttare, quindi secondo me ottimi giocatori, anzi io mi porto Oscar al posto di Capradossi perché comunque. Il difensore ce l'abbiamo, Andersen. Perfetto. Quindi bella squadretta. Qualche altro prestito lo posso valutare. Leggenda, 4 minuti, pioggia. Iniziamo il campionato contro una grande. Vamos Bari. Ragazzi, si comincia al San Nicola. Mamma mia, sono carichissimo per iniziare questa terza stagione. Perché veramente, cioè, abbiamo creato una bellissima squadra, a mio avviso. Giocatori un po' sconosciuti, altri qualcuno conosciuto come Conti, Selke, però anche lo stesso colpo Barella, ragazzi, mi ha fatto impazzire. Veramente oggi sono contentissimo di Barella. Io direi di andarci a vedere la formazione della Roma, che è interessante sicuramente. Ponce, che ho provato a trattare, ma non me l'hanno voluto dare. Iturbe, Brent, De Rossi, Romeo, Gonalon, Willems, buono a sinistra, Jesus, Skorupski, Zukanovic e Peruzzi. Non mi fa impazzire come formazione, l'abbiamo battuta già l'anno scorso. Forza Bari! Andiamo subito in pressing, ragazzi. Vogliamo impostare la partita dalla nostra parte e ovviamente dobbiamo cercare. Che bel dribbling qui! Attenzione, esce bene la nostra difesa e ripartiamo. Barella subito ad allargare per Conti. Vediamo, Madonna, quanto corre Conti! Questo era quello che volevo. Devi andare in mezzo, Selke. Bravo, mi hai sentito. Difendi la Conti, va bene così. Cioè, ragazzi, è proprio un altro piglio questa carriera. Sto vedendo, oddio, qua che erroraccio. Chiudi, chiudi, chiudi. Un altro piglio. Mi sento proprio carichissimo perché mi piace troppo la squadra che ho costruito. È una delle. Oddio, bravi. È una delle squadre che in assoluto, da quando porto la carriera su YouTube, mi sta sorprendendo. Cioè, veramente sono acquisti che mi piacciono troppo. Ora, magari non renderanno. Oddio, magari non renderanno Brent. Va bene, Mikai, non renderanno in game tutto quello che volete. Però secondo me è troppo bella questa squadra. Dai che c'è Conti che è scattato. Vai Conti. Madonna quanto corri Conti. Frena Conti. Rientra. Mettila per Selke. Mannaggia. Vai Gil. Adattato come centrocampista centrale. Gil la tiene benissimo. Vai. Scambia Selke. Selke. Selke prova a metterla dentro. Teio non l'aggancia. Ancora noi ragazzi. Stiamo tenendo noi il possesso. Eccolo Teio.
Dai, entra in area. Perfetta, chill. Col destro, no, Sel, che ti sei messo davanti. Questo era quasi gol secco. Bravo, Henderson a strappare la palla. Può partire Lombardi, anzi decide di appoggiarla. Bravo Gil di tacco, vabbè, ma che squadra. Vai Barella, vai Barella. Creati lo spazio. Barella col destro, Skorupski c'è. Madonna, quanto è cattivo Selke, ragazzi. Subito cattivissimo. Attenzione alla Roma, che cerca di andare qui con i turbe. Ma noi proviamo a chiuderli, esce Henderson. Lì liscio. No, non devi farmi questi errori. Aia, bravi ragazzi. Non è finita l'azione, quindi dobbiamo stare ancora attenti. Però sembra che siamo chiusi, bravo Mikai. Parti Conti, bravo. Selke, devi stare più in area. Devo vedere bene le istruzioni, ragazzi, perché deve stare più in area. Bravi ragazzi, vai con Conti. Partiamo. Barella, vediamo se c'è il piedino. E come se ce l'ha il piedino. Vai Conti, ora c'è Selke dentro. Selke non anticipa il suo diretto avversario, ma vedete come funziona bene la manovra. E ora vi dirò di più, sfruttiamo anche questo calcio d'angolo. Conti, la palla dentro, la palla resta lì. Vai Selke, poggiati su qualcuno in uscita. Perfetto, l'azione interminabile. Ancora Teio, vedi il movimento centrale, madonna santa. Vai che la palla è centrale, mettila dentro. Perfetta Teio, prova a girarsi. Teio col destro, rete! 1-0 pari al 45esimo. Teio, la firma lui. Mamma mia, ma che squadra, ragazzi. L'ho detto che il potenziale offensivo quest'anno farà impazzire la nostra squadra, il nostro Bari. Siamo 1-0 per noi, grande Andres Teio. Se ne va Barella, ragazzi. Pallone messo dentro. Dai, proviamolo questo scambio. Deve girarsi Selke col destro. Va bene così, Selke. Devi prendere ancora confidenza con la squadra e con la Serie A. Vai Conti, calcio d'angolo battuto benissimo, vai di testa, esce Skorupski. Però siamo ancora noi che cerchiamo di prendere questa palla. Conti, pensavo l'avesse persa, invece l'ha presa bene. Vai Selke tra le linee, Selke la difende. Madonna, ma che lottatore Selke. Madonna, che dialogo, Selke si muove a tutto campo. Selke, oddio la giocata. Selke col destro, ancora da rivedere il tiro. Ragazzi, al 59esimo farei qualche cambio. Gil l'ho visto spompato. Entra Zanellato, che magari conosce meglio la squadra, ed entra anche Oscar. Faccio due cambi a centrocampo, cosa un po' strana per me, ma ci proviamo. Oddio che azione, ragazzi, Selke. Mettila dentro, mannaggia la miseria. Non si molla un centimetro, ragazzi. Lombardi, vede qui il pallone, perfetto Zanellato. Non ci arriva nessuno, ma guardate come si muove veloce la squadra e come attacchiamo bene, devo dire. Poi vabbè, qualche contropiede ci sta. Eccolo qui Lombardi che recupera palla. Oddio, Selke, hai visto Conti? Conti, col destro Conti traversa, mamma mia. Bel piedino Oscar, ragazzi, anche lui. Ho provato questo lancio su Conti e devo dire che ha un bel piede, quindi promosso Oscar per i passaggi. Qui cerchiamo di chiudere, ma c'è sempre Ateboer, un treno, ragazzi, un treno. Bravo Barella, vai che l'hai visto Zanellato. Oddio, Lombardi, può entrare, Lombardi! Palla fuori di pochissimo. Selke la difende bene, ragazzi. Quante azioni che stiamo facendo. Abbiamo fatto più azioni in questa partita che non tutto l'anno scorso. Oscar la tiene per Zanellato, che ricomincia da dietro. Ancora Barella, è lui il faro. Ancora Selke. Selke prova a girarsi, niente da fare. Vai Barella, allarga il gioco perfettamente. Lombardi, ancora lui, la tiene benissimo. Zanellato, ancora lui, ma vedete che azioni che stiamo creando. Oh, sembra una squadra assurda e non ho neanche ancora impostato bene tattiche, istruzioni e tutto il resto. Quindi devo dire che è veramente un'ottima cosa. Conti recupera il pallone. Vai Zanellato, vai che hai visto Lombardi. Selke, chiama palla. Selke, prova ad entrare in area. Selke, no, Skorupski, mi hai tolto la gioia di far segnare subito Selke. Vai Zanellato, mettigliela. Selke di testa, no, non era lui, mi sa. Madonna mia, 90esimo, ragazzi, sono troppo fomentato, devo dire la verità, troppo fomentato. Allora, andiamo a recuperare Barella, un monumento lì in mezzo al campo, ragazzi. E andiamo a vincere contro la Roma. Che partenza in questa Serie A, ragazzi. Guardate lì, zero tiri dalla parte della Roma. Abbiamo tenuto sempre noi il possesso, veramente una squadra clamorosa. E calcolate che solo il 4-3-3, dobbiamo sperimentare anche altri moduli e tutto il resto. Infatti sale anche l'overall. Quindi facciamoci gli allenamenti, se sale qualcuno facciamo l'episodio, perfetto proprio. No, ecco, ok. Uscita su attaccante Mikai, prende una bella A, che non è niente male.
Allora, vediamo un po'. Avanziamo, ragazzi. Avanziamo, avanziamo, avanziamo fino alla partita col Napoli che arriva. Vediamo però le email. Oh, finalmente arriva un'offerta di Jocolano che non so veramente che farmene. Lo diamo via. Non so se tipo era in Cina, non lo so. Ho trovato niente in Turchia. Ok, conferenza stampa. Togliamo queste email che non ci servono. Vabbè, l'osservatore lo devo rimandare in qualche modo, assolutamente. Quindi avanziamo, vediamo se arriva qualche email prima della partita col Napoli. No, solo partita spostata. Ok, arriva un'offerta per Rajčević, ragazzi. Però vi dico la verità, è l'unica vera alternativa a Selke. Ragazzi, io la rifiuto, ancora 26 anni, non è malvagio. Ok, quindi ragazzi, ora c'è la sfida praticamente col Napoli. Vediamo però questa email che dice. Offerta per Lombardi, assolutamente no, mi piace un sacco Lombardi, quindi rifiuto assolutamente il Brøndby. Io direi, ragazzi, vedendo un po' il calendario, e dato che questo è stato un episodio molto corposo, e soprattutto nella partita con la Roma vi ho messo tantissime highlights, perché comunque volevo farvi vedere come inizia a girare la squadra e tutto il resto. Quest'anno penso di fare molto così. E che diamine, dopo il Napoli ci sarà pure il Milan. Cioè, iniziare con Roma, Napoli e Milan, cioè, è proprio una sofferenza. Vabbè, quindi ragazzi, io direi che nel prossimo episodio ci giochiamo la partita col Napoli e finiamo il mercato, le ultime 10 ore di mercato. Non abbiamo soldi, a meno che non vendiamo qualcuno. Vedete, non abbiamo granché. Forse proveremo qualche prestito in extremis, anche se avete visto che su questo FIFA non è semplicissimo prendere i prestiti. Però dai, ci proviamo. Contentissimo della squadra, veramente mi fa impazzire. Forse, forse servirebbe, vi ripeto, un'ala d'attacco e un difensore centrale un po' più forte. Probabilmente, però ci possiamo lavorare. Quindi ragazzi, tanti mi piace, iscrizione al canale, non deludetemi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! The gravity pulls you straight down.